Riprendiamo adesso alcune relazioni dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Saranno quattro presentazioni che riguarderanno protesi, social inclusion, aspetti di medicina e infine anche del machine learning. Passo la parola al moderatore dell'Istituto, prego. Buongiorno a tutti, sono Giuliano Greco, mi occupo della comunicazione delle relazioni esterne dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Sarò molto breve per lasciare spazio poi ai nostri relatori. Ringrazio il dottor Natale ovviamente per averci introdotto e ringrazio l'Università Pontificia Salesiana per l'invito a questo interessantissimo incontro e Antonio Cappella per l'organizzazione di tutto quanto. Dunque, due parole velocissime sull'Istituto Italiano di Tecnologia. È un centro di ricerca finanziato dallo Stato che ha una sede centrale a Genova e altre 11 sedi sparse per il territorio italiano, da nord a sud, e comprende 1.700 ricercatori. Circa la metà del nostro personale proviene dall'estero. Di questa metà, circa un 16% sono italiani rientrati, mentre gli altri appartengono a 60 nazioni, quindi una realtà sicuramente multiculturale e comunque molto, molto variegata e anche multidisciplinare. Infatti ci sono oltre 20 profili diversi. I topic di ricerca principali dell'Istituto sono la robotica, i nanomateriali, i nuovi materiali, le tecnologie per la scienza della vita e le scienze computazionali. IIT è recentemente, tra l'altro, entrato a far parte della rete ELLIS, un'associazione dedita allo sviluppo della ricerca sull'intelligenza artificiale in Europa, che è stato veramente un ottimo riconoscimento a livello nazionale ed europeo. Passo subito ad introdurre il primo speaker, Lorenzo De Micheli, che è responsabile dei laboratori congiunti con INAIL Rehab Technologies nel nostro istituto. Questo laboratorio congiunto, creato insieme a INAIL, è nato per sviluppare dei dispositivi robotici per la riabilitazione motoria come protesi ed esoscheletri, che abbiano un alto impatto tecnologico e siano potenzialmente commercializzabili. Ci porterà la presentazione su Verso le protesi intelligenti. Prego Lorenzo De Micheli. Bene, grazie Giuliano, buongiorno. Allora, condivido lo schermo, faccio partire la presentazione. Dunque, l'idea è raccontare in questi pochi minuti il ruolo che l'intelligenza artificiale può avere già ora, ovviamente soprattutto in futuro, rispetto alle protesi, in particolare le protesi di arto superiori, di arto superiore al fine sostanzialmente di renderle più accettabili, al fine di rendere qualcosa che è parte di sé e non soltanto un oggetto che associamo al corpo e che magari abbiamo difficoltà a comandare. Allora, nel mondo della protesica, soprattutto dell'arto superiore, i numeri sono abbastanza importanti. Ogni anno in Italia vi sono circa 15.000 amputazioni, di cui 2.500 di arto superiore. I numeri in USA e in Europa sono sostanzialmente simili come ordine di grandezza, circa 180.000 amputazioni, di cui 45.000, 46 di arto superiore. Complessivamente i numeri nel mondo stanno aumentando a causa, diciamo, di grandi potenze che, diciamo, ad alto regime di industrializzazione e densità di popolazione come la Cina e altre, Brasile e l'India. Il mondo delle protesi si divide sostanzialmente in tre macrogruppi. La prima è delle protesi estetiche, che sono ancora le più utilizzate. Sono sostanzialmente protesi ferme, finte, che hanno l'unico, diciamo, obiettivo e funzione di essere effettivamente simili all'arto controlaterale, quindi di camuffare la propria amputazione, ma non hanno alcuna funzione, non si muovono in buona sostanza. Ci sono protesi invece che si chiamano cinematiche, che sono mosse dal corpo attraverso una serie di rimandi che generalmente attraverso dei cavi muovono una pinza rigida in apertura e chiusura. Spesso questa pinza poi è camuffata da un guanto estetico di silicone. Questi tipi di dispositivi possono essere anche, come dire, piuttosto efficaci. Si possono, dopo un training piuttosto lungo, si può essere anche piuttosto abili a
compiere una serie di azioni, ma naturalmente rimangono decisamente vetusti e sorpassati. Ci sono una serie di tecnologie invece che fanno parte del terzo ambito importante della protesi, che si chiamano le protesi mielettriche, che sono mobili nella forma, come dire, più semplice, sono delle pinze rigide che si aprono e chiusano, ma sono mosse da un motore elettrico, questa volta associato a una batteria. L'aspetto interessante è che il motore elettrico è comandato proporzionalmente direttamente da che cosa? Dalla contrazione muscolare del soggetto amputato, tipicamente da due muscoli antagonisti, generalmente il flessore e il sensore del carpo, sui quali vengono posti due sensori elettromiografici che captano la contrazione, diciamo il campo elettrico evocato dalla contrazione muscolare di un muscolo e dell'altro. Quindi due muscoli, due sensori comandano sostanzialmente in apertura e in chiusura direttamente una protesi di questo tipo. All'interno delle protesi, in questa foto si vede un sensore mielettrico all'interno dell'invasatura del paziente, che accetta poi il moncone e lo connette alla protesi all'altra estremità. All'interno delle protesi mielettriche vi sono le protesi mielettriche poliarticolate, quindi sono molto più sofisticate, stesso concetto, hanno tanti motori elettrici, spesso possono muovere le dita indipendentemente, hanno movimentazione del polso, assomigliano molto di più alla mano umana, alla derivazione robotica. Per contro hanno due diciamo difetti fondamentali. Primo, che costano molto, vanno dai 25-50 mila euro e spesso, anzi generalmente tutte, sono estremamente complicate da usare, proprio perché il comando del corpo rimane sempre quello della pinza che abbiamo visto prima, ovvero sia due sensori su due muscoli che comandano in apertura e chiusura, diciamo che comandano la movimentazione di un singolo grado di libertà alla volta, di un singolo motore, per così dire, alla volta. Al punto che per distinguere i vari tipi di presa, spesso si devono usare degli stratagemmi come questo, ad esempio, l'utente deve dire alla protesi di mano quale tipo di presa vuole comandare in azione. Ovviamente attraverso, ad esempio, un'app di un telefonino. Ovviamente sono, diciamo, come dire, stratagemmi che rendono la protesi tipicamente poco usabile, sicuramente l'uso non naturale, al punto che il rate di abbandono di questi oggetti, anche molto costosi, è ben superiore al 30%. Quindi qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale all'interno della protesica di arto superiore adesso e poi in prospettiva? Già ora ci sono delle soluzioni che incominciano ad uscire dal laboratorio e funzionano anche discretamente bene fuori dal laboratorio. L'esempio sostanziale, il paradigma è sostanzialmente questo. Si tenga presente che il soggetto integro, quando vuole compiere un'azione della mano, dal suo cervello partono degli impulsi attraverso i nervi all'insieme dei muscoli del gruppo della mano, che si muovono in una sequenza in qualche modo unica e ripetibile. Lo stesso accade per il soggetto amputato, cioè quando il soggetto amputato immagina di compiere un'azione con la mano, cioè più con l'arto fantasma, comunque partono dei segnali dal suo cervello che attivano in una sequenza unica e ripetibile i muscoli residui del moncone. Allora qual è l'idea? L'idea è quella di andare a recuperare l'informazione elettromiografica dai muscoli del moncone in modo molto preciso e molto fine, quindi non usando più soltanto semplicemente due sensori, ma molti di più, possibilmente 8, 12 o di più ancora, portare questo segnale elettromiografico a una macchina intelligente, a un processore, che sia in grado, dato un set di azioni immaginate dal paziente, che sia in grado di estrarre le caratteristiche, diciamo, elettromiografiche di ogni azione, lo schema di azionamento muscolare per ogni azione, lo riesca a riconoscere ogni qualvolta questo avviene e di conseguenza muova la protesi, proprio per andare a matchare, come dire, il movimento della protesi, per quanto possibile è concesso dalla meccanica, rispetto al movimento immaginato e desiderato dal paziente. Questo è il regno del machine learning, dell'intelligenza artificiale. Per questo si usano un gran numero di algoritmi, si sono tentati un gran numero di algoritmi regressori ad altri
insomma, di diverse categorie. Forse il più usato è quello che ha uno score, una affidabilità maggiore, è Linear Discriminant Analysis. Ad ogni modo, ovviamente, diciamo, ci sono ancora alcune limitazioni di cui, se ho tempo, parlerò tra qualche minuto. Oltre alla pattern recognition, questa tecnica che vi ho appena descritto, ci sono tecniche ancora più sofisticate dove l'intelligenza artificiale può entrare. Ci sono tecniche, diciamo, di decoding dell'informazione neurale precisa, puntuale, a partire dall'informazione che proviene dall'elettromiografia muscolare, per capire in modo ancora più preciso qual è lo schema di attivazione neuronale, quindi qual è ancora in modo più preciso l'intenzione del paziente, l'intenzione motoria del soggetto. O tecniche che richiedono una chirurgia anche importante per connettere direttamente la protesi al sistema nervoso periferico del paziente. In entrambi questi casi, che sono casi ancora, la cui applicazione è da venire in futuro e sono casi ancora che si studiano in laboratorio, l'intelligenza artificiale è nel mezzo, no? Ad interpretare il segnale elettrico-neurale verso e a favore della macchina e viceversa, della protesi e viceversa. Che cosa facciamo nel mio laboratorio? Ci occupiamo di tecniche di pattern recognition su protesi, in particolare su protesi mano, usando Hannes, che è una mano che abbiamo sviluppato e che vedete qui ritratta in questo video, usata da un paziente amputato. La mano amputata è la mano robotica, quella destra, che schiaccia la leva dello spruzzino. È una mano, in questo caso, nel filmato, che è comandata semplicemente proprio da due sensori elettromiografici nel modo molto classico, ma come vedete, insomma, è molto biomimetica e funziona già molto bene. Ovviamente l'abbiamo complicata, l'abbiamo trasformata in un oggetto a 6 gradi di libertà, il gomito, la pronosubinazione e la flessestensione del polso, la movimentazione del pollice e l'apertura e la chiusura della mano. Tutti questi gradi di libertà possiamo soltanto controllarlo appena attraverso tecniche di pattern recognition che vi ho descritto. In questo caso lo vediamo fatto da un soggetto sano, nostro dottorando in laboratorio, che vedete riesce a muovere la mano, quindi a trasmettere l'intenzione di movimento alla macchina, che in modo intelligente riconosce il pattern di attivazione muscolare e lo riproduce sulla protesi, muovendo più gradi di libertà alla volta. Questo lo proviamo sui sani, l'abbiamo anche provato su soggetti, lo stiamo provando su soggetti amputati, in questo caso Colian sta muovendo col suo arto amputato, immaginando movimenti col suo arto amputato che poi vengono classificati quindi riconosciuti e riportati alla mano. Questo avviene dopo ovviamente un training della macchina. La mano sinistra in realtà sta semplicemente mimando a favore, di telecamera ciò che il suo arto fantasma, la mano destra che non c'è più, sta facendo. E di cui vengono interpretate le intenzioni motorie attraverso una serie di sensori, in questo caso 8, che sono posti e avvolti attorno al moncone. Concludo, perché non ho più tempo, dicendo che sono tecniche che hanno un'affidabilità anche piuttosto alta, ormai in laboratorio si arriva oltre il 99%, ma nell'uso reale ovviamente molto meno, proprio perché ci sono tantissimi problemi ancora aperti di tipo tecnologico da risolvere, dalla dipendenza del segnale MG, dalla posizione dei sensori, che possono, dalla sudorazione, che possono spostarsi ogni volta che si infila la protesi, dalla loro dimensione e orientamento, alle performance dell'algoritmo per sé, che ancora comunque hanno dei grossi limiti nell'uso reale, alla necessità di fare un training della macchina molto frequente e anche molto complesso e oneroso da parte dell'utente. Bene, con questo io chiudo e vi ringrazio. Grazie Lorenzo, direi che passiamo al prossimo relatore della sessione IT su IA come strumento per il benessere della società, che è Alessio Del Bue, il responsabile della linea di ricerca PAVIS, Pattern Analysis and Computer Vision di IT. Attualmente i suoi interessi di ricerca si focalizzano sull'intelligenza artificiale per l'interpretazione automatica delle scene tridimensionali del comportamento umano da sorgenti multimodali e ci presenterà l'intelligenza artificiale per l'inclusione sociale, il progetto europeo Memex. Prego Alessio. Grazie mille Giuliano per la presentazione.
Vi voglio presentare un progetto che si chiama Memex, che è partito a dicembre dello scorso anno, quindi molto recente, su cui abbiamo iniziato a lavorare. È un progetto con, diciamo, un'enfasi un po' diversa rispetto alle normali applicazioni dell'intelligenza artificiale, è riferito sull'inclusione sociale delle persone, diciamo, ai margini della nostra società. E vi mostrerò come vogliamo attuare questo obiettivo. Il consorzio è coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia e ha due anime, un'anima più tecnologica, per esempio Ernst Young, che costruisce le applicazioni su mobile, l'Università Ca' Foscari di Venezia, che lavora sulla gestione dei dati, e un partner portoghese di Madeira che lavora su strumenti di storytelling, unite a degli aspetti più sociali, dove abbiamo un set di partner che lavorano direttamente con gli utenti finali che utilizzeranno questo sistema. Le comunità target di Memex sono, come vi ho detto, le comunità a margine della società, quindi targettiamo direttamente immigrati, rifugiati e anche popolazioni, diciamo, deboli a causa di povertà e così via, e altre condizioni, e soprattutto comunità che hanno difficoltà ad accedere a opportunità culturali all'interno della nostra società, oppure che sono fondamentalmente invisibili ai nostri occhi, perché non hanno accesso a molte delle cose che comunemente noi abbiamo. Il progetto lavora su tre studi pilota in tre paesi differenti, in tre città: Parigi in Francia, Barcellona in Spagna e Lisbona in Portogallo, dove i nostri partner, che sono delle NGO, non profit organization, testano la tecnologia direttamente insieme a queste popolazioni a rischio di esclusione sociale. Quello che stanno cercando di fare queste organizzazioni è cercare di rendere visibile ciò che è invisibile. Queste persone normalmente sono ai margini, appunto, della nostra società, anche se esistono, non conosciamo fondamentalmente come loro interagiscono con i nostri luoghi fisici e la nostra società, e non conosciamo fondamentalmente le storie. Memex vorrebbe dare l'opportunità a queste persone di essere visibili e raccontare le storie di queste persone a tutti. E per fare questo, uno degli obiettivi, quello tecnologico, è di creare un sistema che crei questa finestra sul loro mondo. Un'app, un'applicazione che appunto funziona come finestra, utilizzando un cellulare fondamentalmente. Grazie alla realtà aumentata si possono proiettare sul mondo reale le storie di queste persone, che sono geolocalizzate con oggetti, luoghi che normalmente noi vediamo e utilizziamo all'interno del nostro spazio sociale. Ovviamente questa tecnologia richiede diversi blocchi da essere comunque ideati, e questa è la complessità del progetto Memex stesso. Fondamentalmente, come vi ho detto, lo strumento è veramente un'app, come può essere una mappa, dove le storie vengono localizzate in punti specifici che possono essere visitati dalle persone, e anche con la possibilità di guardare le storie proprio che si dipanano all'interno del no nostro spazio tridimensionale. Come se si facesse, diciamo, una storia guidata, ma ovviamente vedendo delle impressioni e la vita delle persone immigrati che vivono nel nostro spazio. Memex usa diversi elementi. Per esempio, per creare le storie si possono usare immagini prese e scattate dalle stesse persone, video, oppure delle note vocali che riportano l'esperienza relazionata a luoghi, anche del nostro patrimonio culturale, reinterpretate da queste persone. Per far questo, Memex anche colleziona e geolocalizza su interno elementi del nostro patrimonio culturale che possa essere relazionate
anche alla vita di questi migrati, nel senso che utilizzeremo il patrimonio culturale come ponte tra le due culture, che possono essere diverse, ma comunque possono avere un'interpretazione, un punto di vista diverso da quello nostro. E utilizziamo anche immagini ovviamente estratte da database correnti, tipo Google, utilizzando Street View, per visualizzare anche le storie direttamente sulle immagini stesse. Tutto questo per creare questi percorsi all'interno delle città, dove tutti possono osservarli e anche crearli di per sé. Quindi non solo renderli disponibili, anche creare strumenti molto semplici per le persone per creare queste storie. Tutto questo può essere fatto anche non solo camminando negli spazi, ma anche dalla comodità della propria casa, oppure in qualsiasi posto all'interno del nostro mondo, diciamo. C'è un problema di estrema complessità che vorrei affrontare in questi ultimi minuti della mia presentazione, ovviamente un problema di localizzazione, perché noi creiamo queste storie in un mondo, diciamo, virtuale, una app, però poi le vogliamo visualizzare direttamente sul mondo reale utilizzando la realtà aumentata. Quindi dobbiamo utilizzare dei dati sia a disposizione sia dei dati che possono essere raccolti direttamente dagli utenti. Per esempio, in questo momento ci sono dei database liberamente accessibili anche in Creative Commons che danno dei punti di interesse che possono essere utilizzati per capire la posizione del nostro telefono, in questo modo visualizzare queste storie direttamente sul mondo che è reale, che stiamo vivendo. E quindi utilizziamo di differenti informazioni disponibili, come quelli da database come Wikidata, che danno informazioni per esempio sui luoghi, su cosa costituisce luoghi, una storia di questa, la loro localizzazione con coordinate GPS. Utilizziamo anche un altro strumento disponibile a tutti che è OpenStreetMap, dove si possono non solo estrarre le mappe, ma anche la posizione di diversi oggetti all'interno di queste, come panchine, monumenti e così via. E anche dataset disponibile come quello di Mapillary, che dà delle immagini geolocalizzate, una specie di Street View, se lo conoscete, come utilizzato da Google Maps, e anche dei database di patrimoni culturali, questa è europeana, gestito dall'Unione Europea, che dà accesso a vari reperti con una descrizione testuale. Quindi andando nel mondo reale, a destra potete vedere una mappa di OpenStreetMap dove noi localizziamo tutta l'informazione necessaria alle storie stesse che dobbiamo rimappare sull'immagine a sinistra, che è quella l'immagine vista dal cellulare. Quindi utilizziamo intelligenza artificiale per trovare gli oggetti all'interno della scena, localizzarli in 3D e metterlo un overlay di quella mappa con tutta l'informazione e anche le storie all'interno di esse. Quindi la complessità computazionale è quella di individuare ciascuno di questi elementi nelle scene reali ed associarle automaticamente a questa mappa, in modo da trovare un sistema referenziale per poi visualizzare tutta l'informazione che abbiamo costruito durante tutto il progetto. Questo processo è molto complicato perché ha bisogno di una localizzazione nell'immagine degli oggetti e un ragionamento tridimensionale in maniera analoga a quello che fanno le persone. E fondamentalmente, ad un po' più veloce, dato che il tempo è finito, quello che eseguiamo sull'immagine è una localizzazione abbastanza spinta insieme a un posizionamento tridimensionale degli oggetti stessi all'interno dell'immagine. In qualsiasi spazio, possibilmente funziona anche in diversi spazi all'interno del nostro mondo, non solo quelli dei piloti del progetto. Io vorrei concludere qua e vi lascio un link anche del progetto stesso se volete avere ulteriori informazioni dello stesso. Grazie per aver ascoltato la presentazione. Grazie Alessio.
Vi ricordo che tra l'altro sulla pagina del convegno di oggi trovate anche i link alle pagine personali dei nostri relatori, dove potete andare sul nostro sito it.it a vedere anche altri aspetti della loro ricerca o per contattarli in caso aveste domande, visto che non ci sono i margini di tempo per fare domande. Passiamo comunque al prossimo relatore, Andrea Cavalli, che è vice direttore dell'area Computational Sciences in IT, professore ordinario di chimica farmaceutica presso l'Università di Bologna. Il professor Cavalli si occupa di combinare la ricerca chimica computazionale con le scienze biomediche e si concentra anche sullo studio delle malattie neurodegenerative. Gli lasciamo la parola sulla presentazione dell'intelligenza artificiale nella medicina. Buongiorno, grazie Giuliano della presentazione. E proverò a parlarvi nei prossimi 10 minuti di questo collegamento che esiste, sta già esistendo e sperabilmente sempre di più in futuro, e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei big data nella medicina per arrivare a quella che viene chiamata medicina di precisione, o meglio medicina personalizzata. E l'obiettivo finale è quello di raggiungere nel campo della sanità una piena digitalizzazione, e quella che viene definita, ormai abbiamo 4.0 in tutti gli ambiti, anche nella sanità esiste una sanità 4.0 che in altre parole significa digitalizzare tutto lo scibile relativo ad un determinato paziente per poter poi utilizzare i dati per indirizzare meglio terapie, diagnosi, prognosi e eventualmente anamnesi del paziente stesso. I dati principali sono quelli contenuti negli electronic medical records, cioè nel fascicolo sanitario elettronico di ogni cittadino, ma sempre di più stanno entrando nella pratica clinica i dati provenienti dalle scienze genomiche e dalle scienze omiche. Proprio due cenni molto rapidi, non penso ci sia bisogno di convincere nessuno sul fatto che stiamo entrando nell'era del dato. Negli ultimi 10 anni, e probabilmente il grafico che vi faccio vedere nella diapositiva successiva è ancora più esplicativo, gli ultimi 10 anni hanno visto una crescita del dato in maniera esponenziale. Questa continuerà, le previsioni dicono che continuerà fino almeno il 2050 senza raggiungere una fase di plateau. Se analizzate questo grafico non parliamo di 20 anni fa, parliamo semplicemente di 10 anni fa, i dati disponibili erano veramente limitati. E di conseguenza parlare di Big Data Analytics solamente nel 2010 era abbastanza inutile, perché il dato, per essere analizzato e per fornire correlazione, deve avere le caratteristiche della Big Data. E solamente negli ultimi 5 o 6 anni i dati hanno cominciato ad assumere un ruolo fondamentale e a indirizzare alcune scelte a vari livelli, sia a livello sociale che a livello informatico e in ultima istanza a livello medico e genetico. Un articolo appunto pubblicato 5 anni fa era abbastanza visionario da questo punto di vista, perché facevo un'analisi dei big data dal punto di vista scientifico, e ponendosi una domanda che si sono posti in molti nell'ultimo decennio: quali erano gli ambiti delle ricerche nelle quali i big data avrebbero impattato maggiormente. Qui tra l'altro sono portati a confronto alcuni degli strumenti social maggiormente utilizzati, quali Twitter e YouTube, dove vedete che da un punto di vista della produzione complessiva di dato il volume non è un volume esorbitante. Parliamo di qualche exabyte per anno, che comunque sono numeri piuttosto importanti, ma non arriviamo a valori superiori all'exabyte di produzione. E il problema dei dati sociologici, quelli provenienti da Twitter e da YouTube, è legato al fatto che sono estremamente disomogenei e quindi di conseguenza la loro analisi è particolarmente complicata, motivo per cui sono nate tutte le startup che conosciamo per l'analisi dei dati sociologici con strumenti di intelligenza artificiale, o meglio di neural network profondo.
Nel campo della genomica le previsioni sono abbastanza strabilianti, nel senso che quelle più conservative prevedono che già intorno al 2020 siamo intorno all'exa, prevedevano che già intorno al 2020 eravamo intorno all'exabyte di produzione di dato genomico a livello mondiale e non ci siamo troppo lontani. Mentre le previsioni più aggressive, la linea tratteggiata in rosso, prevedono addirittura che tra 5 anni si superi lo zettabyte di produzione di dato genomico a livello mondiale. Quindi parliamo di quantità di produzione di dati che sono veramente enormi. Semplicemente se pensate che nel 2000, che 5 anni fa, il numero di genomi fatto a livello mondiale era 576 totali, con l'istituto cinese che aveva sequenziato circa sopra i 150 genomi. Ad oggi questi numeri sono aumentati in maniera esponenziale, solamente l'Inghilterra ha sequenziato oltre 100.000 genomi. Nel nostro istituto, che è un istituto che ha un'attività in sequenziamento genomico attiva da meno di 12 mesi, ha già sequenziato 1.400 genomi completi. E il sequenziamento sta aumentando di potenzialità in maniera notevole. Adesso è emersa una competizione recente a livello mondiale tra Illumina, che è il principale produttore di strumenti per il Next Generation Sequencing, che è un nuovo attore cinese che ha ridotto sia costi che tempi, per cui questa competizione mondiale porterà i numeri ad aumentare esponenzialmente, come riportato precedentemente. Perché il genoma è intrinsecamente big data? Il genoma è intrinsecamente big data, vado alla diapositiva successiva anche perché il tempo è tiranno. Beh, qui è un piccolo escursus storico, quando 20 anni fa veniva completato il progetto Genoma Umano, erano stati impiegati enormi quantitativi di campioni e di strumenti bioinformatici con un costo complessivo per un singolo genoma di circa 100 milioni di dollari. Ad oggi siamo a meno di $1,000 a genoma, probabilmente arriveremo intorno ai $300-400 a genoma nei prossimi mesi, con una rivoluzione culturale che prevede l'utilizzo della genomica come strumento diagnostico rutinario, analogamente all'analisi del sangue con i parametri ematici classici, colesterolo, trigliceridi, glucosio, eccetera. Appunto, perché il genoma è intrinsecamente big data? Il genoma è intrinsecamente big data perché ogni singolo genoma, che è differente per ogni singolo individuo, è costituito da 3 miliardi di coppie di basi. Quindi il singolo genoma, per essere analizzato, ha bisogno di strumenti informatici che ricadono nella famiglia dell'intelligenza artificiale e del big data analytics. Se poi questi vengono confrontati col secondo grande attore fondamentale per la medicina di precisione, che sono i dati contenuti nel fascicolo sanitario elettronico, e l'analisi dei dati aumenta in maniera esponenziale. Considerate che una singola risonanza fatta ad alta risoluzione impatta da un punto di vista dello storage per circa 15 gigabyte. Se poi vogliamo fare uno studio longitudinale del paziente, quindi analizzare queste risonanze in una finestra temporale di 12, 18, 24 mesi per vedere l'evoluzione per esempio di una patologia, questi diventano 15 gigabyte per ogni singola risonanza che viene prodotta per ogni singolo paziente. Di conseguenza, i due pilastri fondamentali della medicina di precisione sono le scienze omiche e l'informatica ad alta prestazione, sia storage ad alta prestazione che calcolo ad alta prestazione. Quindi la tecnologia che peraltro IT sta sviluppando, ha sviluppato in questi anni in questa direzione, è un pilastro fondamentale della sanità 4.0. Non esiste sanità 4.0 se non esiste una tecnologia di supporto per questa. L'altro importante attore di cui vi ho appena accennato sono appunto gli electronic medical records, cioè la cartella clinica elettronica e il fascicolo sanitario elettronico, che per la verità sono due cose abbastanza diverse. Il fascicolo sanitario elettronico è quello che riporta la vita del paziente, quindi tutta la vita sanitaria del paziente, mentre la cartella clinica elettronica è molto verticale e meno longitudinale e rappresenta un evento acuto che può essere un ricovero ospedaliero, può essere un ricovero al pronto soccorso all'interno del quale sono conservati questi dati. Peraltro molto spesso cartella clinica e fascicolo sanitario non dialogano tra di loro e
Su questo c'è molto lavoro da fare per la disomogeneità degli elettronic medical records e per le problematiche nell'estrapolazione di dati, nell'estrazione, scusate, di dati strutturati da questi fascicoli per poter fare delle analisi matematiche e di intelligenza artificiale. Non siamo soli in questo, ad affrontare questo problema, perché un'analisi dell'Helmholtz, un review panel dell'Helmholtz Center, che è uno dei più grandi centri di ricerca, uno dei più grandi network di ricerca tedeschi e direi uno dei più grandi network di ricerca in Europa, ha circa 30.000 ricercatori, e alcuni anni fa è stato valutato come vengono valutati, come lo stesso IT viene valutato periodicamente, da un panel di scienziati internazionali, uno dei punti deboli, probabilmente l'unico, perché l'Helmholtz è un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale, era l'utilizzo dei dati clinici e delle cartelle cliniche elettroniche. C'è ancora, come dicevo, molta confusione, soprattutto perché il dato non è strutturato ed è quindi di conseguenza non utilizzabile per la medicina di precisione. Perché qual è lo scenario nel quale ci dobbiamo immaginare la medicina del futuro, che non è tra l'altro neanche troppo lontano? In alcuni centri queste pratiche si fanno già routinariamente. Per esempio in ambito oncologico, che è l'ambito in cui la medicina di precisione sta ricoprendo un ruolo importante, probabilmente più importante di altri ambiti, una volta che il tessuto tumorale è stato analizzato attraverso una biopsia, il tipo di tumore viene classificato attraverso parametri istologici, ma oggi viene classificato anche attraverso parametri genetici, quelle che vengono definite le mutazioni germinali o somatiche, e a fronte di queste, combinato con i dati clinici del paziente, è possibile pensare ad una terapia di precisione, ad una terapia personalizzata per quel determinato tipo di tumore. Quindi la combinazione dei dati genomici e dei dati clinici permette una identificazione più attente, più accorta della terapia farmacologica. Quindi che cosa si può pensare ad un processo analogo a quello che noi abbiamo costruito in IT, per esempio in collaborazione con l'ospedale Gaslini, con cui stiamo finalizzando un joint lab, quindi una collaborazione strutturata tra clinica e ricerca. Il paziente fornisce il proprio campione biologico attraverso il prelievo. Il campione biologico entra in una struttura robotizzata costruita in IT, appunto l'infrastruttura di cui vi parlavo precedentemente, dove vengono fatte le estrazioni dei campioni del DNA, per esempio, oppure l'analisi di alcuni parametri omici. Entra nel sequenziatore ad alta prestazione, il sequenziatore ad alta prestazione restituisce il dato che entra nella infrastruttura informatica, il dato viene processato attraverso algoritmi di machine learning, di bioinformatica e di intelligenza artificiale in senso lato, per poi restituire un'informazione utilizzabile, sfruttabile da parte del medico per migliorare la cura del paziente. Questa infrastruttura di ricerca associata ad una clinica è la direzione che il paese dovrebbe prendere per implementare in maniera strutturata una sanità 4.0. Vi volevo presentare un nostro esempio concreto, ma sto andando fuori tempo massimo, semplicemente per dirvi come il machine learning, che è una branca dell'intelligenza artificiale, noi l'abbiamo utilizzata per esempio per clusterizzare un gruppo di pazienti che poi è stato sottoposto ad analisi genomica in questa malattia rara, l'osteocondroma multiplo, e attraverso analisi bioinformatiche abbiamo identificato un numero di varianti genetiche che non erano state identificate precedentemente per questi pazienti e che quindi adesso potranno essere curati in maniera migliore. Siamo di fronte, come avete capito, ad un iceberg gigantesco. E la genomica stessa è un iceberg di cui abbiamo appena toccato la punta, ma concedetemi questa parola del meta iceberg, perché in realtà la genomica a sua volta è solamente una parte di tutti i dati che le scienze omiche potrebbero fornire, dalla metagenomica alla lipidomica, all'epigenetica, eccetera. Di conseguenza, nel prossimo futuro, in medicina, i dati aumenteranno in maniera esponenziale e dovremo essere bravi a catalogarli, strutturarli, analizzarli e curare meglio i pazienti. Ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie Andrea, siamo rimasti nel ritardo di 10 minuti, quindi sei stato puntualissimo, perfetto.
Andiamo avanti con l'ultima relatrice del panel IT sull'intelligenza artificiale per il benessere della società, Cristina Becchio, che è responsabile della linea di ricerca Cognition Motion and Neuroscience in IT, è coordinatore del Center for Human Technology, che è uno dei centri in area genovese dell'istituto. La sua ricerca si concentra sul controllo e la percezione del movimento corporeo durante l'interazione sociale e ci presenterà la relazione dal titolo Machine Learning e Intelligenza Naturale. Prego Cristina. Grazie Giuliano per l'introduzione, grazie agli organizzatori. Vedete il mio schermo? Perfetto, ottimo. Allora, brevemente, nei 10 minuti a mia disposizione, parto con una domanda provocatoria. La domanda provocatoria è la seguente: quale sarà la prossima tecnologia mainstream dopo l'intelligenza artificiale? La risposta a questa domanda potrebbe essere inaspettatamente l'intelligenza naturale. Ci sono ormai molti diversificati gli ambiti in cui l'intelligenza artificiale ha raggiunto prestazioni equivalenti e in qualche caso superiori a quelli dell'intelligenza naturale. La sfida che ci aspetta è quella di fare dialogare intelligenza artificiale e intelligenza naturale. Come? Costruendo interfaccia, ovvero neurotecnologie, che consentano le due forme di intelligenza artificiale e naturale di dialogare. Una strada che potrebbe rendere possibile questo dialogo è data dall'idea di interfacciare direttamente l'intelligenza artificiale al segnale neurale. È la strada che ha seguito per esempio Elon Musk, abbiamo sentito tutti recentemente parlare della tecnologia Neuralink. Qual è qui l'idea? L'idea è quella di interfacciare direttamente la tecnologia con il segnale neurale prelevato all'interno della scatola cranica. Come? Attraverso un impianto neurale realizzato con un intervento di neurochirurgia di precisione, dove si va ad impiantare un dispositivo poco più grande di una moneta che consente di registrare il segnale neurale, trasmetterlo e eventualmente anche in alcune delle applicazioni stimolare. Questa non è però l'unica strada che si può pensare di seguire per interfacciare intelligenza naturale e intelligenza artificiale. L'altra strada possibile della quale vi parlo nei prossimi minuti è la possibilità di interfacciare l'intelligenza artificiale non al segnale neurale, non al cervello, ma al corpo e in particolare al corpo in movimento. L'idea qui è quella che il movimento è intelligenza. Il movimento è intelligenza non soltanto nel senso che controllare un sistema biomeccanico complesso come il nostro corpo richiede intelligenza. Tanto per darvi una idea, non so se mi vedete, un corpo rigido come può essere una matita, mosso nello spazio, un polso rigido tridimensionale, ha 6 gradi di libertà. Il corpo umano ne ha, è stato calcolato, 244. Controllare un sistema biomeccanico così complesso richiede intelligenza. Ma c'è un senso, forse ancora più profondo, in cui il movimento è intelligenza. Il movimento è intelligenza nel senso che il movimento esprime i nostri pensieri, le nostre credenze, le nostre decisioni, le nostre emozioni, le nostre intenzioni. In altre parole, quelle che vengono talvolta definiti stati mentali interni. In un certo senso dimenticando che questi stati non esistono soltanto all'interno della staccatola cranica, ma si esprimono all'esterno attraverso i nostri corpi, in particolare i nostri corpi in movimento. Questo è quello che facciamo all'interno della mia unit, del mio laboratorio all'Istituto Italiano di Tecnologia.
Cognition, Motion and Neuroscience, come suggerisce il titolo del laboratorio, ci occupiamo della relazione tra cognizione, movimento e cervello. Qual è la sfida? La sfida che affrontiamo è quella di decodificare non il codice neurale, ma il codice del movimento. Quello che vedete qua rappresentato è una figura schematica che mostra un sistema di motion capture, un sistema di cattura del movimento. Sono sistemi sofisticati per la registrazione, per la quantificazione delle caratteristiche spazio-temporali del movimento, che consentono di registrare il movimento con un'elevata risoluzione spaziale e temporale, gli stessi sistemi che vengono utilizzati per l'animazione digitale. Nel nostro laboratorio noi utilizziamo questi sistemi, in abbinamento a altri sistemi, ad altre tecnologie che si utilizzano nell'ambito delle neuroscienze cognitive, per studiare quelle che sono le caratteristiche del movimento e come il movimento esprime intelligenza naturale. A cosa ha portato questo approccio? Questo che vedete è il rappresentato qua, è il risultato di uno studio che sarà pubblicato domani sulla rivista Current Biology. È uno studio in cui abbiamo utilizzato il machine learning per studiare e per decodificare il codice motorio dell'intenzione. Quando afferriamo un oggetto, il modo in cui lo afferriamo varia a seconda dell'intenzione con cui lo afferriamo. Qua vedete un agente afferrare la bottiglia con l'intenzione di versare. E qui vedete lo stesso agente afferrare la bottiglia con l'intenzione di bere. I due movimenti possono apparire molto simili, in realtà ci sono delle variazioni nelle caratteristiche spazio-temporali del movimento che specificano informazione circa lo stato interno dell'agente, nel caso specifico circa l'intenzione. Quello che abbiamo fatto è stato registrare centinaia di movimenti eseguiti con intenzioni diverse e applicare machine learning per costruire una mappa motoria dell'intenzione, ovvero per identificare le specifiche caratteristiche del movimento che veicolano informazione circa l'intenzione. Una volta costruita questa mappa, il passo successivo è stato quello di utilizzarla per capire come gli osservatori, nella vita di tutti i giorni, leggono l'informazione intenzionale e quindi abbiamo in un certo senso decodificato il codice motorio dell'intenzione e abbiamo anche compreso come questo codice viene letto nel contesto di una interazione sociale. Perché è importante? Una delle applicazioni a cui apre questo lavoro riguarda la robotica. Conoscere il codice motorio dell'intenzione è importante per realizzare robot. Qua vedete rappresentato ICAB, il robot umanoide dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ma la stessa logica si applica anche ai cobot, ovvero ai robot che vengono utilizzati per la collaborazione con esseri umani in ambito, per esempio, manifatturiero o industriale. Questo lavoro apre la possibilità di realizzare robot e cobot che non sono soltanto in grado, grazie all'utilizzo di algoritmi di machine learning, di comprendere l'intenzione umana, ma che nel loro movimento esprimono intenzionalità. E questo è importante perché in realtà noi sfruttiamo queste variazioni nel codice motorio per prevedere l'azione altrui. Quindi avere robot che utilizzano lo stesso codice renderà i robot più leggibili e l'interazione con gli esseri umani più fluidi. Più fluida. Un altro ambito di applicazione è quello clinico. Questi risultati non sono pubblicati, si riferiscono ad una collaborazione in corso con l'ospedale Gaslini all'interno dello stesso joint lab che menzionava prima Andrea. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo esteso lo studio della mappa motoria dell'intenzione all'autismo e quello che vedete qua rappresentate sono le mappe dell'intenzione in bambini a sviluppo tipico e in bambini con sindrome, con disturbi dello spettro autistico. Quello che si può vedere è che queste mappe differiscono.
Capire e comprendere l'origine di queste differenze e come queste differenze impattano sulla lettura dell'intenzione altrui, noi siamo convinti che porterà a comprendere meglio alcune, almeno alcune delle difficoltà che i bambini con disturbi dello spettro autistico incontrano nell'interazione sociale con altre persone. E infine ancora un'applicazione clinica in cui la stessa logica che vi ho mostrato è estesa alla predizione del gruppo diagnostico. I risultati che vi ho mostrato prima si riferiscono alla decodifica del codice motorio con lo scopo di mappare l'intenzione. Qui lo scopo non è più quello di mappare l'intenzione, bensì la patologia. In altre parole, studiare il codice motorio per capire se dalle caratteristiche di movimento è possibile comprendere se una persona è affetta da un disturbo, per esempio un disturbo dello spettro autistico, oppure non è affetta da tale disturbo. Anche in questo caso abbiamo registrato centinaia di movimenti diversi da bambini con autismo e bambini a sviluppo tipico, e poi abbiamo utilizzato algoritmi di machine learning per classificare il gruppo diagnostico. Quelli che vedete riportati in basso a destra sono i risultati di alcuni degli algoritmi di classificazione che abbiamo utilizzato. Il nostro migliore algoritmo, analizzando semplicemente una fase di movimento, e quindi c'è ampio margine di miglioramento, arriva ad una classificazione intorno all'80%. Questo vuol dire che semplicemente sulla base delle caratteristiche di movimento è possibile identificare il gruppo diagnostico, in questo caso in una situazione in cui confrontiamo autismo con sviluppo tipico. Abbiamo altri dati che ci suggeriscono che questo sia possibile anche rispetto ad altri disturbi del movimento. Credo che il mio tempo sia finito, vi ringrazio per l'attenzione. Menziono infine il progetto europeo KID, è un progetto all'interno del quale abbiamo realizzato un dispositivo indossabile che consente di traccare le caratteristiche del movimento anche al di fuori di un ambiente di laboratorio. Grazie per l'attenzione. Grazie Cristina, grazie a tutti. Siamo giunti alla fine del panel IT sull'intelligenza artificiale come strumento per il benessere della società. Ringrazio ancora il dottor Natale, l'Università Pontificia Salesiana per l'invito all'evento e tutti coloro che ci hanno seguito per l'attenzione. Buona giornata e buon proseguimento.